Ciao Betes.it, quant'è differente questa versione degli indifferenti di Leonardo Guerra Seragnoli rispetto a quella di Citto Maselli del 1964? Molto, molto. È romanzo di Moravia e è un momento in cui sto molto pensando a film del passato, film del presente, a cambiamenti. Bisogna cambiare, diceva Rod Steiger a Claudia Cardinale, infatti, già nella prima scena, nella seconda scena del bellissimo film di Citto Maselli, e oggi parliamo anche di Calibro 9 di Tony D'Angelo in relazione a Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. Calibro 9 di Tony D'Angelo, presentato fuori concorso alla 38esima edizione del Torino Film Festival, è un sequel dello splendido film del 72 di Fernando Di Leo. Questo di Seragnoli è un nuovo adattamento di Moravia da Moravia, ma ovviamente non possiamo non pensare, non possiamo non collegarlo più che alla serie televisiva prodotta da Ciro Eppolito. Lo dobbiamo assolutamente paragonare a Maselli, il grande film di una grande stagione, di un grande momento industriale un grande momento industriale. Quello era un film molto industriale del cinema italiano, il 64, no? Una decade per noi indimenticabile. Perfetto. Allora, intanto siamo a Roma, non siamo più in una casa col cancello a terra, siamo in un attico. È ancora la casa che deve essere venduta, è ancora la casa che deve essere pignorata, è ancora la casa di una alta borghesia folle, in decadenza, molto ben rappresentata da Valeria Bruni Tedeschi. Tu prendi Valeria Bruni Tedeschi, che conosciamo anche nella sua veste di regista, e pensare che per noi è arrivata al cinema come terrorista. In realtà adesso, con la seconda volta di Mimmo Calopresti, che buffo, no? Molto controllata e terrorista. Adesso è sempre terrorizzata, adesso è terrorizzata da anni, da ciò che lei non capisce, soprattutto da questo mondo, come un po' come personaggio universale, no? Di Valeria Bruni Tedeschi, da questo mondo che, infatti, Virzilla utilizza benissimo in questa chiave nella Pazza Gioia. È una donna terrorizzata dal cambiamento, appunto, e dalla novità. E quindi rappresenta magnificamente, lei nei suoi film da regista ci mette più humor, invece a volte può essere veramente, può rappresentare benissimo la follia di una, e la pazzia e l'angoscia di un'alta borghesia che sta perdendo terreno nei confronti di chi? Nei confronti di uomini nuovi, come il personaggio di Leo, interpretato da Edoardo Pesce, che è il Rod Steiger della situazione, che attacca questa famiglia di altoborghesi in decadenza e con problemi economici, rappresentati da Valeria Bruni Tedeschi, Maria Grazia, Carla, Beatrice Grannò, fantastica, Vincenzo Crea, Michele era ovviamente Thomas Millian nel film di Citto Maselli. Poi c'è Lisa, l'amica, che era Shelley Winters, era Paulette Goddard, Maria Grazia, qui è una grande Valeria Bruni Tedeschi, e Lisa era Shelley Winters, qui è Giovanna Mezzogiorno, bravissima, bellissima. E allora, intanto il film di Seragnoli è più esplicito dal punto di vista sessuale, non che quello non lo fosse, ma si poteva mostrare di meno. Qui anche i personaggi fanno proprio già l'amore. Leo è l'amante di Maria Grazia, ma non è solo l'amante di Maria Grazia. Leo è il maschio italiano che ha distrutto l'Italia negli ultimi 30 anni, soprattutto ha distrutto le italiane. È il maschio italiano della voracità sessuale, è il maschio italiano della misoginia, perché alla fine poi c'è l'odio nei confronti della donna, sempre da quelle figure politiche che hanno distrutto il nostro paese e hanno distrutto la donna, che va ricostruita, che bisogna ricostruire. Ecco perché ho amato molto il finale di questo film, che è differente rispetto agli indifferenti, e mi sembra un messaggio politico molto bello, di cittadinanza, po politico nel senso di cittadinanza per le nostre signore, che sono state così infangate, che sono state così manipolate, che sono state così sfruttate e si sono fatte sfruttare.
negli ultimi anni in Italia da un punto di vista politico, nelle cronache. Il film parla proprio di questo e parla di come nel 2020 il Leo non sia più Rod Steiger ma sia un Edoardo Pesce sessualmente vorace non per piacere ma per odio. È il maschio che odia la donna, che per me ha segnato veramente gli ultimi 30 anni di vita italiana, di costume, e che poi è arrivato anche nel cinema, in alcuni registi che sono estremamente misogini, anche se pochissimi lo vogliono ammettere, e che ha portato anche a una condizione per me terrificante di abitudine nei confronti dell'abuso, nei confronti del femminile, del mondo femminile. Questo è un film che dice no, questo è un film che reagisce, e questo è molto interessante. Perché? Perché Pesce, che in Dogman di Garrone è una minaccia fisica all'interno dei nostri traumi maschili, te lo ricordi quello in classe che te menava e che te... cercavi in tutti i modi di avere come amico che ti odiava. Ecco, Garrone, che è maschio, è masculo e capisce molto bene queste dinamiche maschili, chiude il fotogramma e nella contrapposizione fisica, che è una cosa nella quale lui riesce molto bene, tra i due personaggi di Dogman, ovviamente l'inserisce nel fotogramma e già fa grande cinema, perché Edoardo Pesce è magnifico. Qui Pesce è guardato un po' più da lontano, c'ha anche un bellissimo accappatoio. Seragnoli è un nuovo guadagnino? Comunque sicuramente lui ha sempre rappresentato, sia con La Summer che con Like Me Back, ha rappresentato un certo tipo di milieu, un certo tipo di ambiente, un certo tipo di borghesia alta, abbastanza alta. E quindi lui con la ricchezza e con i ricchi ci sa fare, esattamente come Guadagnino. Stiamo in questo attico, Vincenzo Crea ha la voce fragile, va bene? Ha la voce fragile che De Sica già aveva capito come potesse funzionare al cinema nei Figli della Notte. E tutti sono molto persi e c'è il sesso, perché lui ha una relazione già con Lisa e Carla è una che twitcha, va bene come sto a fare io recentemente, e quindi è una giovane imprenditrice di se stessa, performer, va bene, come è una gamer, come dice Leo. Leo è meraviglioso, il personaggio meraviglioso nella sua forza, nella sua aggressività, nella sua voracità sessuale, che è odio e che è volontà di possesso di qualsiasi cosa. Non c'è Eros, ovviamente è la fine dell'amore. L'Italia non è più un paese erotico da anni, è un paese solo osceno, come amo ripetere da anni, e infatti non abbiamo più il cinema erotico. E questo film non è erotico, questo film appunto è molto lugubre e esangue e da sudario, va bene? Infatti è bravissimo Seragnoli a non far vedere, anche nelle non tante scene di sesso, è bravissimo Seragnoli a non far vedere il dinamismo vivace, propulsivo e proattivo, ma sempre un sudario, sempre un è finito, oppure l'erezione non c'è, oppure l'erezione tarda ad arrivare, oppure l'erezione sai che c'è, te la devi dimenticare perché io sto qui con un altro scopo. Pesce Leo, fantastico. Nature Boy, Nat King Cole da grande testo di Eden Abetz. Leo, il Leo di Pesce entra in questa casa, ha pagato, partecipa alle cene, è vestito bene, ma Pesce porta anche il popolo. E quindi è ancora più forte la sua idea che è è un homo novus che vuole distruggere e vuole soprattutto mettere le mani su tutto ciò che è la famiglia di Maria Grazia, Michele, Carla e anche l'amica Lisa. Film di carta da parati, film molto belle i costumi. A un certo punto Pesce indossa un accappatoio che mi è piaciuto moltissimo. Film a basso budget, molto dentro questo attico, e un aroma molto torinese, sembra Torino più che Roma, fredda, brrr, che paura. Una Roma Nord, sembra d'està al Nord più che Roma Nord, e lei è una gamer, Carla. E guardate che film interessante che fa Seragnoli, guardate che bello. E poi sulla fine ce possiamo stare 3 anni e mezzo e probabilmente ci staremo, perché è quello che io voglio dal cinema italiano. Voglio questo, lo voglio assolutamente, perché
perché adattare non vuol dire copiare, e perché il 2020 non è il 64, e perché appunto ognuno, ogni artista interpreta un testo come vuole, e io penso che l'interpretazione di questa di Serragnoli e di tutta la sua bella squadra, perché è un film di produzione, belli ambienti, carte da parati, la casa, le poltrone, i vestiti, le camicie di Leo Pesce, questo accappatoio, sono ossessionato a questo accappatoio, mi piace tantissimo, lo voglio quell'accappatoio, e tutta questa idea di ricchezza. È un film molto chiuso in questo attico, e che cosa succede a questa famiglia? Si ribelleranno appunto gli indifferenti. Va bene, Moravia lo ambientava durante il fascismo, Maselli sceglieva un'altra cosa, e qua si sceglie un'altra cosa ancora. Però che fai? Che fai? Ecco, è chiaro che in questo momento c'è molto di più anche l'idea baby dell'uomo. Ma insomma, oltre Baby, ovviamente, sempre per tornare alla politica, alla cronaca politica italiana degli ultimi anni, del vecchio con la giovane, perché non solo si è fatto un gioco sporchissimo sul corpo della donna in Italia negli ultimi anni, e si deve ricostruire tutto, però si è fatto ancora un gioco più sporco sul corpo della donna giovane, proprio che è il peggio del peggio del peggio, proprio a spegnere ogni tipo di entusiasmo, e a spegnere ogni tipo di speranza nei confronti di un mondo migliore, e di non solo di rapporti uomo-donna migliori, ma proprio di un mondo migliore, ok? In cui poter essere se stessi, in cui poter avere dei sogni, in cui poter credere in qualcosa che non sia solo la mercificazione del proprio corpo, che è l'Italia degli ultimi 30 anni. Quindi, in questo il film è una stecca micidiale per un finale per me magnifico, che mi ha veramente entusiasmato. Ok? Perché si deve cambiare, non solo a parole, come dicono Claudia Cardinale e Rod Steiger, a fatti. Guardate che si chiude sempre sul viso di una donna, ma è una donna molto diversa rispetto a quella del bellissimo film di Citto Maselli. Gli indifferenti, Leonardo Guerra Seragnoli, che succederà a questa famiglia? Lo scoprirete solo sulle piattaforme digitali. Anche questo è un film che doveva uscire al cinema e che arriva in piattaforma digitale dal 24 novembre. Ciao, Bad Taste!